Hi people, io sono Irene e allora, parliamone. È il 26 dicembre, ok? Quindi queste sono le mie condizioni. Ho sempre questo cappello che ormai metto quando ho dei capelli indecenti. Sono vestita a caso, casissimo, sono praticamente struccata e non so come verrà bene, anche se sono a fuoco e altro, perché praticamente ho ricevuto per Natale da Babbo Natale un obiettivo nuovo. Sono qui oggi per registrare il video What I Got for Christmas, che dirlo in inglese è sempre più figo, ovvero i regali di Natale che ho ricevuto. Quindi cominciamo subito. Come primo regalo ho ricevuto questa sciarpa, che è tipo la mia vita, che me l'ha regalata una mia compagna di classe. Mi ha fatto una sorpresa perché io non me l'aspettavo che me la regalasse questa sciarpa, cioè non mi aspettavo che ci fosse un regalo. Allora ero lì con questo regalo, io niente amo, e quindi mi ha regalato questa sciarpa che è bellissima, cioè io amo le sciarpe, amo il bordo, e questa sciarpa è bellissima, pure calda, morbida ed è perfetto, cioè dopo vi farò vedere una cosa che più morbido non esiste. Un profumo che è la cosa più buona del mondo, vi giuro, che è la Vie et Belle, che è questo profumo qua. Ed è stra buono. Tra l'altro appena l'ho aperto ho rischiato tipo di romperlo subito, perché lo stavo rimettendo nella confezione, ma non mi sono resa conto che la confezione sotto era chiusa, perché sapete che ci sono le confezioni che si aprono sopra che sotto, quelle fatte in carta. Ecco, esatto, tu lo metti dentro e, cioè lo stavo per mettere dentro ma sotto non era chiuso, quindi me ne sono resa conto subito, l'ho preso da sotto e si è salvato per un pelo, sennò l'avrei rotto dopo 25 secondi che l'avevo. Quindi ringrazio la persona che me l'ha dato e che forse non sapeva questa storia, però vabbè, la saprei adesso. E niente, quindi la Vie et Belle ed è strabuona. E un'altra mia amica mi ha regalato un sacco di cose di Victoria's Secret e Pink, che sono, vabbè, Victoria's Secret sapete tutti che cos'è, Pink è tipo Victoria's Secret ma cioè collegato comunque tutt'uno, però vabbè. E comunque mi ha regalato questo, che anche questo è la cosa più buona del mondo, e praticamente è una crema per il corpo, lotion, body lotion, ecco. E praticamente si apre così, ci ho messo 20 minuti a capire come si aprisse ed è buonissimo, poi lo metti sulla pelle, viene tutta morbida, si assorbe subito, è davvero fantastica, quindi ve la consiglio. Io non so quanti soldi abbia speso questa mia amica per fare i regali di Natale, infatti la vorrei ammazzare, però vabbè. E comunque mi ha preso questo, poi mi ha preso questo qui, che non so se da video vi rendete conto quanto sia fucsia e rosa e fluo, che comunque è una crema, però è una crema per le mani. E no, latte corpo per tutto il corpo, niente, l'ho sposato, latte per il corpo, ok. Che comunque sempre è una crema così, ed è bellissimo, cioè è bellissimo, cioè poi quando finisci la crema ci metti dentro quello che vuoi e te lo tieni lì così, e se di notte vuoi lavarti le mani e non sai dove il sapone, con questo di sicuro di notte lo vedi, ed è bellissimo. Poi c'è scritto Pink, questo rosa, fresh and clean, che è bellissimo, lo trovo davvero, davvero fico. E poi questa mia amica mi ha inoltre regalato delle mutande di Victoria's Secret, che cioè che costano, io non so come cacchio, cioè io non lo so, boh, io l'adoro perché mi ha preso appunto un sacco di cose di Victoria's Secret, che comunque non è che costino poco, e quindi mi ha fatto questi regali, ero tipo oh mio Dio, grazie, io ti amo, sposiamoci domani. E niente, quindi mi ha preso queste tre paia di mutande, però non ve le farò vedere perché un po' sono un po' così. E niente, poi passando ai regali che mi hanno fatto i miei parenti, allora i miei zii, cioè io ho un bordello di zii, dovete capire, quindi vabbè, saranno, vi faccio vedere. Allora, mi hanno regalato questa cover, questa cover che è, come vedete, azzurra, ed è bellissima, anche perché comunque c'è, sta un sacco sul telefono, cioè non è come quelle cover tutte sbianche che tu le metti e cascano, no, questa qua è strafiga, c'è pure la forma dei tastini ed è bellissima, poi è il mio colore preferito, non so come facessero a sapere il mio colore preferito, però mi hanno preso il mio colore preferito, quindi è bellissima. Poi è tipo opaca ed è ancora più figa. Degli smalti che sono vegani, ho letto qui, che è una cosa strafiga questa. E praticamente, poi li ho presi in Francia, io adoro, cioè, insomma, sono, alla fine sono le cose che trovi anche in Italia, però sentire che una cosa viene dalla Francia ti fa sentire proprio fiera, ecco. E comunque sono questi smalti qua, che allora adesso vi faccio vedere, senza che rompo pure questo stile il profumo di prima. Praticamente è un olio che tu metti prima di metterlo smalto, che l'ho messo ieri sera. E comunque è un olio ed è vegano ed ha un profumo buonissimo. Uno smalto, che pure questo è bio, madonna, che è rosa. E poi sopra il top coat opaco, che anche questo non sa di chimico, cioè non so come spiegare, perché gli smalti sono un po' di chimico, tipo centrale nucleare, invece questi non sono sta buoni. Questa maschera qua, che è alla
lamenta. E poi ecci qualcosa che non so cosa vuol dire. Ed è una maschera peel off di quella che tu metti, aspetti che si asciughi, poi si staccano, ed è una cosa strafiga. E appena potrò usarla, perché al momento io non posso mettermi le maschere in faccia, la userò. E boh, strafiga, perché poi è alla menta, quindi credo che tipo, quando la togli sia tutto fresco, si tipo... E quindi è strabella. Poi passiamo ai regali di mia mamma, che si è sbizzarrita, devo dire. Manco avessi 6 anni, però io l'adoro per questo, quindi adesso vi faccio vedere. Allora, prima cosa mi ha preso, sono delle ciabatte a forma di unicorno, che hanno un corno, hanno... e sono la cosa più calda di questo mondo. Mio padre li chiama i marshmallow, infatti quando entro in casa mi arriva lì con cose fai con i marshmallow, e quindi ecco, vado in giro per casa con i marshmallow. Date Zenith, cioè parliamone, è bellissimo, allora è morbido, poi tiene un caldo che... proprio della serie che quando fa freddo, che adesso che fa freddissimo, se sei lì nel coperto mentre ti guardi Netflix con questo che è caldissimo e della vita. E devo, poi c'è questo biscotto che è la fine del mondo, io l'adoro. E poi insieme ci sono dei pantaloni che sembrano un po' la bambina col pigiama a righe, però sono carini anche questi perché poi si intonano. Però vabbè, diciamo che sono molto, è molto antisesso, sia questo che le ciabatte, per esempio devo starci in casa da sola triste. Le cose da Subdued, infatti questo è come Subdued. E a parte questa, che è la cosa più bella del mondo, che è una gonna fatta così, che molti di voi la vedranno, compresa una mia amica, e mi dirà: sei una vecchia Cole? E io dirò sì, sì, però è bellissima, è a quadretti e poi è strabella perché è a vita alta e poi non è neanche tanto lunga, cioè non è tanto lunga, quindi boh, vita alta, ed è bellissima perché è tutto figo. Sempre da Subdued, mia mamma mi ha preso questa qua. Cioè, in realtà queste cose le ho scelte io e poi le ho aperte a Natale, perché la filosofia di mia madre è che se ti compri qualcosa nel periodo di Natale, lo apri il giorno di Natale, anche se in realtà so già cos'è, però vabbè. E mi ha preso questa gonna qui, che è sempre a vita alta, ed è appunto nera con tutte queste, come si chiamano, le, non sono paillettes, sono tipo brillantini, non so come si chiama, è strabella perché è morbidissima, cioè non lo so, infatti diventa tutto stramorbido. Poi siamo andati da Terranova. E allora, ho preso un cappello che ovviamente non ho qui. Ho preso questa, che è bellissima. Allora, praticamente io ho un problema, che io qualsiasi cappello prenda, io l'ho aperto subito. Mi sono presa questa cosa qua, che è tipo una fascetta che tu metti proprio sopra, cioè non è che la metti proprio, cioè, sotto, poi tiri su, no. È proprio una cosa che tu metti sopra, poi te la metti sopra le orecchie, ti scalda le orecchie, e sotto, una vecchia, vabbè, sotto, cioè è dentro, ha tipo il pile, quindi è caldissima. L'unica cosa è che tipo quando fa freddo, tipo vai di sera, tu la metti e ti viene tutto caldo qua, e poi è freddissimo sopra la testa. E queste cose sono un po' di disagi, però è carina, non è che è molto carina e mi piace un sacco. Poi come ultimo regalo mi hanno preso i miei genitori, il regalo quello proprio... l'obiettivo per la macchina foto, che è quello che vi dicevo prima, che è l'obiettivo 50 mm, perché a me piace fare le foto, mi piace fare i video, e quindi volevo provare appunto questo obiettivo, che è particolare, diciamo, appunto per fare i ritratti, per fare le foto da vicino, e quindi una cosa strafiga, perché non so se avete presente, quando vedete tipo su, vabbè, qualsiasi social network, quelle foto dove... c'è il soggetto in primo piano, dietro è tutto sfocato, cioè non si vede niente, quindi è strabello. E quindi l'obiettivo è questo. Il problema è che dovrebbe fare la stessa cosa nei video. Il problema è che io non so come si usi bene, quindi probabilmente sarà tutto a fuoco, non lo so. Infatti c'è, cioè, l'obiettivo è lontano da me, 2 metri, infatti quindi mi mette vicina, però capite che in realtà ho la macchina foto che è lontana 2 metri. E niente, quindi è un po' un problema, però piano piano, dai, ce la posso fare. E quindi niente, vi mando un grossissimo bacio, vi auguro buon Natale, anche se Natale è già passato, vi auguro di non pesarvi sulla bilancia, perché io in questi 3 giorni ho proprio preso 25 kg con tutti i dolci che ho mangiato, infatti la mia faccia ne ha risentito, e niente, quindi vi saluto ancora, vi mando ancora un altro bacio e ci vediamo al prossimo video.